Sono lieto del fatto che lei abbia citato anche questo prodotto postremo del colloquio con una brava signora della Gazzetta del Mezzogiorno, la quale ovviamente obbedisce agli ordini che ricevono, per cui si è affrettata a modificare, manipolare, mentire, sostituire, ha fatto del suo meglio, diciamo così, dal punto di vista Veramente. giornalistico, dal momento che la cosa viene pian piano, come dire, affiora alla coscienza di alcuni, ma non di molti, ma perlomeno da quando è entrato in carica il governo Draghi. La stampa tutta, quella cartacea, televisiva, radiofonica, tranne rarissime eccezioni, è stata messa sotto pressione, quindi il coro univoco, ci ricordiamo quando l'anno passato Draghi è entrato in carica, sembrava l'arrivo del Messia sostanzialmente. La Repubblica ha avuto un punto alto quando un giornalista scrisse che il busto di Cavour si inchinava a Montecitorio al passaggio di Draghi, cose un po' comiche naturalmente. Poi è arrivata questa guerra e immediatamente il coro è scattato in maniera fin troppo volgare, diciamo, scoperta. Certo. Uno è pagato per quello, no? E quindi pazienza. Infatti ho cercato di spiegarlo a questa signora avendo notato le modifiche stravaganti che aveva introdotto. Per esempio, aveva completamente cassato una parte in cui avevo cercato di ricordarle che nel 91, quando si dissolse l'Unione Sovietica, fu instaurato però un organismo molto più elastico e paritario, che si chiamava Comunità degli Stati Indipendenti, CIS, no? Che comprendeva i paesi che diventavano autonomi, Ucraina, Baltici, poi l'Asia centrale russa, il Caucaso, eccetera. E la Comunità degli Stati Indipendenti non era una giostra così per i bambini, era un accordo tra stati che concordavano una situazione di reciproca correttezza, se non addirittura di collaborazione, intesa la parola comunità nel suo significato più ovvio e più indiscusso. Ma questa parte è scomparsa. Poi ho ricordato un episodio gravissimo, direi, ma gravissimo, sintomatico, perché poi di grave ormai è inutile usare questi aggettivi moralistici, e cioè che un paio di giorni addietro, in uno di questi infiniti talk show, c'è una studiosa ucraina ospite in studio, viene mandato in onda uno dei tanti discorsi del presidente Zelensky, e c'è la traduzione simultanea. La studiosa si ribella e dice: "No, ma lui sta dicendo cose diverse da quelle che la traduzione ci sta fornendo. Sta dicendo che vuole fortemente la NATO come belligerante e rimprovera la NATO di non avere ancora deciso di entrare in guerra." Il giornalista è imbarazzatissimo perché la traduzione nascondeva questo elemento e se l'è cavata dicendo: "Ma in fondo il concetto è uguale." Al che questa intervistatrice, presa un po' di sorpresa, dice: "Beh, sì, certo, questo è un fatto molto grave. Nella resa sulla carta stampata le mie parole sono diventate altre, cioè era in corso un servizio su Zelensky." E la fanciulla mi risponde: "Va bene, ma parliamo ormai della guerra." Quindi completamente stravolto, un punto che ovviamente metteva magari un po' in crisi il pensiero unico dominante. Ma queste sono piccolezze, diciamo così. D'altra parte non mi stupiscono, sono abbastanza vecchio per ricordarmi molte altre cose accadute 60 anni fa, e quindi chi è più giovane magari si sorprende o addirittura riprova emozioni
che abbiamo già ampiamente consumato. Quanto poi all'inquadramento storico, certo, è forse la via giusta per capire, ma non partirei tanto dal 2014, partirei da molto prima.